Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Poiché dunque Cristo soffrì nella carne, anche voi armatevi degli stessi sentimenti. Chi ha sofferto nel suo corpo ha rotto definitivamente col peccato, per non servire più alle passioni umane, ma alla volontà di Dio, nel tempo che gli rimane in questa vita mortale. Basta col tempo trascorso nel soddisfare le passioni del paganesimo, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle crapule, nei bagordi, nelle ubriachezze e nel culto illecito degli idoli. Per questo trovano strano che voi non corriate insieme con loro verso questo torrente di perdizione e vi oltraggiano. Ma renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti è stata annunziata la buona novella anche ai morti, perché pur avendo subito, perdendo la vita del corpo, la condanna comune a tutti gli uomini, vivano secondo Dio nello Spirito. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una grande carità, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri senza mormorare. Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio. Perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Siamo dato adorato e ringraziato ogni momento. Servire la volontà di Dio è il titolo di questa meditazione, basata sulla prima parte di questo quarto capitolo della prima lettera di San Pietro Apostolo. Noi sappiamo che i destinatari di questa lettera erano i pagani, soprattutto quelli risidenti nella chiesa di Roma, e questo spiega il motivo dell'esortazione della prima parte del brano che abbiamo appena udito, quando esorta l'Apostolo a non soddisfare più le passioni del paganesimo, le dissolutezze, le crapole, i bagordi, le ubriachezze, ecco, tutto ciò in cui, come è noto, si esplica e si sostanzia la vita di chi non conosce il Signore. Noi purtroppo viviamo in tempi in cui non siamo più pagani nel senso di essere politeisti o privi della conoscenza, ma per certi aspetti stiamo messi peggio, perché questi poveri nostri fratelli che brancolavano nel buio, nelle tenebre, in una vita dissoluta, a volte lo facevano anche in parte scusati dall'ignoranza. Purtroppo il mare di fango da cui ci vediamo spesso circondati in questo mondo è più grave, perché non dipende dall'ignoranza, ma dipende dall'aver ripudiato volontariamente, coscientemente e deliberatamente il Signore, lamentando una non consonanza del messaggio cristiano con l'evolversi dei tempi, presunta ovviamente, oppure rinnovando proprio il grido luciferino: non voglio servire il Signore, sono io che decido quello che va bene e quello che non va bene. Quindi oggi
Queste esortazioni sono in parte attuali per noi. Noi viviamo in un tempo di quello che è stato chiamato il neopaganesimo, quindi succede spesso che appena qualcuno si avvicina un po' di più al Signore e quindi rompe con delle abitudini, con delle situazioni che oggi sono ritenute assolutamente normali, ma davanti a Dio non lo sono affatto, e riceve evidentemente la sua bella dose di oltraggi, di leggi e di derisioni o di epiteti tipo uscito fuori di testa, gli hanno lavato il cervello, si è esaurito presso la religione, e avrà incontrato qualche prete un po' strano o cose del genere. Quindi non dobbiamo scandalizzarci di questo ed essere consapevoli che purtroppo, ecco, il clima culturale in cui siamo immersi appunto soffre di questo neopaganesimo, vedo, più grave dell'antico, perché scientemente, volontariamente scelto, nonostante tanti secoli di tradizione cristiana, talmente grande, insomma, questa volontà di quasi cancellare ogni residuo di cristianesimo che non sia, come dire, storico-culturale. Si vogliono cancellare anche i simboli della fede cattolica, non si vogliono riconoscere le radici cristiane dell'Europa, tutte le cose che fin troppo bene sappiamo. Come si vive in questo contesto? San Pietro dice che la fine di tutte le cose è vicina. Sappiamo che l'Apostolo stesso, lui stesso che citando, credo che ci abbiamo già meditato, un passo dell'Antico Testamento, ci ricorda che il vicino, bisogna vedere in che senso si intende, perché davanti a Dio 1000 anni sono come un giorno sono come 1000 anni, quindi sono passati 2000 anni, certamente dalla venuta di nostro Signore Gesù Cristo, la fine del mondo certamente non è ancora arrivata, ma cosa si intende per la fine di tutte le cose vicine? Si intende una fine secondo il modo di contare il tempo degli uomini o secondo il modo di contare il tempo nel cielo? Perché se è secondo il modo di contare il tempo nel cielo, se 1000 anni sono un giorno solo, sono passati soltanto 2 giorni dalla venuta di nostro Signore, quindi è vicina, è ancora perfettamente consono, no? E che in ogni caso noi non dobbiamo preoccuparci di quando finirà il mondo, noi dobbiamo preoccuparci di come vivere in un mondo, particolarmente quando questo mondo, come quello attuale, è tornato ad essere lontano da Dio. Ed è qui che si rivolge l'esortazione di San Pietro, la seconda parte: siate moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. La moderazione e la sobrietà riguarda anzitutto l'uso dei cosiddetti piaceri sensibili, no? I pagani vanno a crapule e bagordi e ubriachezze, i cristiani mangiano per vivere e non vivono per mangiare, e certamente bevono l'acqua senza problemi, il resto con moderazione quando lo consumano. Ecco perché l'eccesso in queste cose, oltre ad essere peccato, non favorisce né la preghiera né la vita interiore, come tutti i maestri di spirito insegnano. Ecco, poi occorre conservare una grandissima carità tra voi, anzitutto. Ecco, questa virtù, la carità, è la carità fraterna, ha veramente un ampio, un amplissimo raggio di azione e non è mai sufficientemente compiuta, e dovrebbe essere un punto per noi importante anche per l'esame di coscienza. Forse è il caso di fare anche qualche esempio molto 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 comune, no? A parte la gentilezza, la dolcezza, il garbo che deve
caratterizzare il nostro modo di trattare il prossimo, sempre e comunque, assoluto rispetto, la pacatezza e il tono della voce sempre calmo, moderato, evidentemente bandire ogni tipo di insulto, di oltraggio, peggio ancora insomma di tutti loro, cose di questo genere. La carità poi si raffina in alcune delicatezze, no? Per esempio non essere inopportuni nei confronti del prossimo, imparare a non fare mai domande indiscrete e prevenire con qualche gentilezza i desideri del prossimo e accogliere, questa è una cosa un pochino più sottile, no? Le gentilezze del prossimo, ricambiarle, i garbi, insomma, le cortesie, no? Se uno ti offre qualcosa, accettalo, se puoi, perché accettare qualche cosa, ecco, per non mortificare che te l'ha offerta, per gratificarlo in qualche modo, per fargli vedere che tu sei contento, è una forma di carità, no? Ascoltare una persona che ha bisogno di parlare, no? Ci sono le opere di misericordia spirituale e corporale, che sono esercizi ancora di carità. Molte persone giustamente sono preoccupate di non farsi troppo purgatorio per i peccati che hanno commesso. È una buona preoccupazione quei pochi che ce l'hanno, perché molti ci pensano per niente oggi, purtroppo. Ecco, la carità, compresa l'elemosina, che è una forma di carità molto dolorosa per gli uomini e per le donne, tutti, sia che lo vogliano, che non lo vogliano, che ci credano, non ci credano, un po' attaccati ai soldi, ci sono tutti. È il modo migliore per veramente abbreviare di molto i tempi del purgatorio, perché la carità, dice l'Apostolo, copre una moltitudine di peccati. E è quanto di più gradito esista agli occhi di Dio. Poco pensiamo alla carità, perché ci sembra un po' strano, invece così non è, che è da avere nei confronti di Gesù. Chi ricambia Gesù con un amore degno di lui? Chi gli fa delle delicatezze, delle attenzioni, no? A volte un sacerdote gli arriva una notizia: sa padre, sono stato ammesso, ho visto quella persona, si è fatta la comunione, ma quella persona divorziata che sta con un'altra persona, non doveva, oppure convive. Dice, mo che facciamo? Ecco, che facciamo? Se hai una forma di amore molto grande verso Gesù, ripari quel peccato. E anziché giudicare quel poveretto, insomma, che forse speriamo che non sa quello che fa, certamente se capita l'occasione, se è possibile, occorre delicatamente fargli notare che non deve fare una cosa di questo genere. Ma lì tu sei certo che c'è stato un sacrilegio oggettivo, e chi lo ripara poi? Dice, e come faccio? Benissimo, vai 5 minuti davanti al Santissimo Sacramento, fai un po' di atti di amore a Gesù, e dice, guarda Gesù, per tutto quello che hai passato, tranne quell'anima purtroppo non pronta a riceverti, ci sto io, ecco, che ti ricambio con un pochino di atti di amore, con questa delicatezza che ti ho fatto quando veniti a visitare, per esempio, no? Questo solo è solo un esempio. Noi non ci pensiamo, perché pensiamo sempre che Gesù sia un essere un po' lontano da noi, quasi insensibile, anche nell'Eucaristia che stia lì, forse manco ci crediamo, perché non è tanto facile crederci al 100%, insomma, che Gesù è presente nell'Eucaristia, no? Ma non ce lo rappresentiamo come un amore ardente allo stato puro e che gradisce immensamente queste piccole delicatezze, no? Mi trovo a passare in zona vicino a una chiesa, entro un attimo in chiesa, faccio una genuflessione al Santissimo Sacramento, dico ciao Gesù, sono venuto solo a salutarti, a dirti che ti amo, adesso devo andare a casa che ho un sacco di cose da fare, però mi sono fermato un attimo. A noi sembra che questa sia una cosa da nulla, e poi ce ne accorgeremo quando andremo in paradiso, insomma, no? Quanto fa felice una cosa di questo genere il nostro Signore. Non dobbiamo immaginare Gesù come un essere veramente inerte, no? Per pensare, ma siccome lui è Dio, che ci si fa di me? C'ha già tutto, è
perfettamente felice, figurate che gli importa di quello che faccio io. Questo non è vero, questo qui. Ecco, lo Spirito Santo veramente ci aiuti e ci illumini, ecco, a vivere la carità in tutte e due le dimensioni, quindi innanzitutto verso il Signore e poi verso il prossimo. Quanto più possiamo e tanto meglio è, perché tanto più santi diventeremo e tanto meno purgatorio ci faremo. Ecco, e poi vivere secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, no? Ciascuno di noi ha dei talenti, ha dei doni di natura e di grazia, ecco, che noi semplicemente mettiamo al servizio. Una proprietà molto importante della carità, sapete che a volte noi cerchiamo anche di porci un po', magari ci abbiamo veramente un dono, un talento, però vogliamo per forza, diciamo, metterlo in pratica o esercitarlo, a volte anche un po' prevaricando sul prossimo, no? Proprio della carità, mettersi a disposizione di tutti, certamente senza tirarsi indietro, ma cedere tranquillamente il posto se c'è qualcuno che sa fare la stessa cosa che faccio io, che la fa meglio di me, meglio ancora. Quindi scomparire per mandare avanti qualcun altro è gesto sommamente gradito al Signore, perché doppia virtù, la carità e l'umiltà. Sentirsi amministratori di Dio, se io ho un dono, una grazia, un carisma naturale oppure di grazia, essere profondamente convinti nel nostro cuore che è una cosa che viene da Dio, quindi non è una cosa mia, quindi non me ne posso vantare, non me ne devo vantare, non devo salire su un piedistallo e dall'alto mettermi a giudicare il prossimo, no? Fare sempre tutto con estrema semplicità, umiltà e carità. Ecco, e in tutto glorificare il Signore, ecco, agire per la gloria di Dio. Quindi quando parliamo, farlo come con parole di Dio, no? Quanti peccati, ci ricordava il nostro San Giacomo, che è stato oggetto di meditazione precedente, San Pietro, si fanno con la lingua. Se noi imparassimo a dire, a chiederci, la direbbe questa cosa nostro Signore, oppure la direbbe questa cosa la Madonna, ecco, ne faremmo già molti di meno. Il resto possa il Signore farcelo comprendere con l'intimo del cuore quanto è bello, ecco, servire la volontà di Dio e sfuggire, ecco, alle passioni molto umane, ecco, non soltanto proprio del paganesimo, ma proprio di un uomo, ecco, non di fede, quindi agisce secondo gli impulsi di tutti, ricordo, le persone comuni vanno contrarie a quello che abbiamo ascoltato, non c'hanno nessuna carità, hanno dei modi urtanti, sono superbi, sono attenti, si impongono, disprezzano il prossimo, prevaricano, prevaricano, eccetera, no? Quindi, pur senza fare, diciamo, chissà che o chissà che cosa, però hanno uno stile completamente strano a quello che ci ha insegnato Gesù. E tale, speriamo sempre che non sia il nostro, che possiamo provvedere sempre più e sempre meglio nel servizio alla volontà di Dio. Ci ha lodato, adorato, ringraziato ogni momento. Senza di voi,